persone. Vai. Va bene, grazie. Ok, iniziamo. Allora. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao a tutti. Adesso vedremo le mani di questa sera. L'argomento, il tema, diciamo, come indizio, era quello dell'ordine. Cosa vuol dire l'ordine? Vuol dire che fra poco vedrete tutte mani dove bisogna giocare le carte secondo un ordine ben preciso. Quando c'è da fare mani, da scegliere tra due passe, bisogna farli tutti e due, ma cominciando da quello giusto. Quando bisogna sviluppare dei semi, bisogna cominciare da quello giusto. Cioè, quindi bisogna rispettare un ordine ben preciso. E allora, vediamo le mani di questa sera. Mano numero 1, nord, c'ha 19, è normale che apra un fiore. Est dichiara passo, sud dichiara fuori, ovest dichiara passo, nord dichiara 2 senza 2, che vuol dire appunto mano bilanciata 18-19 punti, est dichiara passo, ecco sud, avendo la quarta di cuore e la quarta di bica, dato che nord può avere la quarta nobile, è normale che dichiari 3 fiori. 3 fiori interrogativa, come se fosse una staima. Passo dall'altra parte, adesso se c'ha la quarta di picche la dichiara, se altrimenti dichiara 3 quadri che non ha quarte nobili, est dichiara passo e sud conclude a 3 senza. Bene, vediamo il gioco adesso. Est, come detto, est potrebbe attaccare. È difficile l'attacco in un seme nobile, no? Comunque diciamo che è normale l'attacco quadri dove c'è la sequenza, c'è la quarta. E vediamo come si gioca questa mano. Attenzione, contiamo le prese. 2 a picche di sicuro, 2 a fiori di sicuro, 3 a quadri, asso e dama, e l'asso di cuore. Totale sono 8. Bisogna ricavare la nona presa. La potete ricavare dalle picche se sono divise tra 3, dalle fiori se sono divise tra 3. Dalle quadre è impossibile ricavarne la quarta, diciamo, a meno che gli avversari non sbagliano. Comunque vedete che qui da dove si comincia, perché potete sviluppare le picche, se sono divise tra 3 fate la presa che manca. Lo stesso vale per le fiori e le cuori. Ecco, il problema è questo, che questa mano qui è proprio il seme di cuori quello che vi garantisce di più la presa che manca. Perché? Perché vedete che avete asso e fante in mano e 10-9 a bordo, voi potete anche cedere la presa al re e alla donna di cuori. Però, dopo aver ceduto la presa al re e alla donna di cuori, una cuore del morto vi viene buona di sicuro. Quindi in questa mano potete fare 2 picche, 2 cuori, 2 fiori e 3 quadri. Ora, come si giocano le cuori? Perché non bisogna commettere l'errore qui di prendere con la dama di quadri e giocare piccola cuori al fante. Perché? Se noi facciamo questa giocata qui, l'avversario potrebbe prendere, adesso se mi giocano picche, mi cominciano a farmi saltare gli ingressi al morto. Io posso anche affrancarmi una cuore, ma poi non riesco a incassarla. Allora, il gioco corretto è questo, bisogna prendere di mano un pezzo di quadri, quindi lasciando la donna al morto. E adesso, senza fare la passa, per assicurarsi il contratto, devo giocare asso di cuore e cuori. Ora, se gli avversari prendono, come in questo caso, tra poco vedremo che abbiamo gli ingressi sufficienti al morto per poter adesso affrancare la cuori. Adesso mettiamo che questi prendono e mi giochino quadri e cuore. Quindi io prendo con la donna. Ma anche se mi avessero giocato picche, avrei preso al morto per giocare cuori. Vedete che adesso anche gli avversari si possono fare una presa a cuori e io però ho fatto le mie proprie prese. Adesso prendono a cuori, potrebbero, vediamo questo qui, scattare una quadri, potrebbe giocare ancora a cuori oppure giocare fiori. Vedete che non. Ora, non ci sono problemi per le dichiarare per andare al morto con le picche e incassare 9 di cuori. Quindi alla fine adesso si faranno appunto 3 prese di quadri, 2 di cuori, 2 di picche e 2 di fiori. Mano numero 2. Perché era sbagliato prendere quella donna di quadri questa mano? Perché se per caso asso di cuori e fante di cuori, sì, gli avversari mi giocano picche, io vado al morto,
ma se ho già consumato la donna di quadri, adesso gioco fuori, certo che se prendo sono ancora all'asso di picchi al morto. Il problema di questa mano è che però era proprio, sì, si poteva anche prendere con la donna alla fine, si poteva anche prendere con la donna di quadri, tanto a me bastava soltanto una presa in più a cuore. Sì, mano numero due. Alessandra, per favore, chiudi l'audio. Grazie. Vediamo qui. Allora, S448 dice est apodum senza, sud asso e ovest dichiarata senza. La dichiarazione è abbastanza veloce. Allora, sud attacca picco a picche. Ad esempio, questa è una mano, l'ho seguita fin dall'inizio e ci sono molti che hanno, non solo sono andati sotto, ma addirittura alcuni robot sono andati sotto. Stranamente, è chiaro che essendo un vince, uno cerca di fare il più possibile. Erano più mani adatte per giocare tipo duplicato, perché questa mano qui, io capisco, il vince si sta bassi per cercare di fare più prese possibili. In duplicato, per esempio, sarebbe proprio del tutto sballato, perché per assicurarsi le nuove prese, questa mano bisogna prendere con l'asso di picche. Si prende con l'asso di picche e si gioca subito quadri. Vedete che tanto non vi succede nulla. Se a quadri dovesse andare male la fase di quadri, finché prende sud, vedete, non mi fa nessuna paura. Cioè, se sud prende adesso e mi gioco ancora picche, vabbè, farò anche la donna di picche, succede in seguito. Però, quando mi fa, anche se mi va male, io farò sempre 4 prese di quadri, 3 prese di fiori, una presa di picche e una presa di cuori per forza. Qual è il rischio che si compie invece stando bassi? Andiamo indietro. Perché vedete che 9 prese si fanno sempre, a meno che uno non commetta l'errore. Quello che poi è stato commesso dal robot nel caso in cui, cioè, se si giocasse a match point, ad Ipsos, scusate, tipo duplicato, se uno sta basso a picco questa mano, guardate che cosa gli succede. Allora, uno sta basso, un altro può di prendere con re di picche e mette sotto. Adesso che cosa fa il dichiarante? Vedete che deve sempre passare per il re di quadri. Adesso è normale che passi la donna di cuore. Questo qui prende, può tornare a cuore. E guardate un po' il disastro che è successo in questa mano. Ma poi, diciamo, prende con il 7, il gigante vince con l'asso. Adesso va al morto con la picche o con la fiori e fa un passo di quadri. Gli va male. E sud c'è ancora la terza cuore da giocare. Adesso tenta la fase di padre. Ora fa male. Adesso sud ha ancora la terza cuore da giocare e vedete che notte si può incassare 3 prese di cuori. E alla fine in questa mano qui si fanno una picche, una quadri e 3 e poi addirittura 4 prese di cuori. E quindi si va sotto di 2. Con il contratto che invece era di battuta, bastava prendere con l'asso di picche. La questione del fianco pericoloso è sempre abbastanza importante questa qui. Certo che se si gioca tipo Mitchell, io tutta la mia comprensione è chi è stato basso. Il duplicato sarebbe stato un errore invece. Mano numero 3. Dunque, la mano numero 3 sud a con picche, e con le carte di loro c'è chi ha dichiarato 4 picche, con la quinta io condivido, oppure chi gli ha dichiarato 3 invitante. Comunque, dato che siete tutti arrivati a 4 picche comunque, e quindi diciamo che il contratto finale resta 4 picche.
Ovest attacco, adesso qui vediamo, Ovest può fare, ci sono due tipi di attacchi e fra poco li vedremo, c'è uno un po' più difficile dell'altro per il Digante. Supponiamo l'attacco che è stato l'attacco votato per la maggior parte. Allora, vedete, questa mano qui sembra una mano semplice, in realtà era abbastanza complicata. Si corre il rischio, se le carte sono messe male, di perdere due prese di panni, se l'asso è messo storto, se è messo in ovest, e anche due prese di cuori. Quindi se si pagano due quadri e due cuori si porta sotto in questa mano. E invece questa mano si può fare giocandola bene. In che modo? Cioè, bisogna arrivare al finale in cui, certo, giocheremo o quadri oppure cuori, però gli avversari che prendono non riescono a incassare le quattro prese, anche se le carte sono tutte storte. Cioè, anche se trovo re, fante di cuori storti, asso di quadri storto, devo arrivare al finale. E allora, come si fa? Si fa gioco di eliminazione. Asso di fiori, il gioco corretto, e si comincia a fare tutto fiori taglio. Guardate, questo è il gioco di eliminazione. Bene, adesso bordo con la picche. Di picche ne abbiamo tante, quindi non ci deve, ce n'è ancora uno in giro, ma lasciamo in mano gli avversari per il momento e tagliamo ancora fiori. Tagliamo il basso per evitare i rischi. E abbiamo ancora molto picche. Vedete che abbiamo fatto il gioco di eliminazione delle fiori. Abbiamo eliminato le picche, ma gli avversari, e dovrà toccare a noi. Adesso non si fa altro che giocare piccola poi e si supera di misura qualsiasi carta metta est. Classico gioco di eliminazione. Se est mette il 10 o il fante, noi metteremo la donna. Se mette la piccola, noi superiamo di misura. Lì, passo il 9. Vedete, ovest può prendere. Ma come vedete, ovest picche non ne può più giocare perché non ne ha più. Potrebbe giocare fiori, ma diventa taglio e scarto. E quindi diventa facile per il Digante approfittarne. Ma vedete che ovest, che è impresa con la cuori, qualunque cosa giochi, deve per forza regalare la presa. Se gioca cuori, regala la presa alla donna. Se gioca quadri, visto che c'ha l'asso, regala la presa ai quadri. Quindi anche con l'asso di quadri, ovviamente in est l'avrebbe fatto comunque. Ma vedete che ovest è stato adesso, è intrappolato, che deve per forza di cose regalare una presa all'avversario. Ecco che non si pagheranno più due cuori e due quadri, perché adesso o a fuori o a quadri la presa viene regalata. Bene, questa era la mano 3. La mano 4 è quasi gemella della 3 e la vediamo fra poco. La gioca l'altra linea e vediamo un po' come va. Allora, ovest apre due picche, vedete che le carte assomigliano molto alla mano di nord, dichiara passo, e anche qui est dichiara quattro picche, e tutti passano. Vedete, qual è la differenza rispetto alla mano di prima? Anche qui attacco la fiori. La differenza sostanziale di questa mano qui è che mentre prima avevamo re 10 di quadri terzi, adesso abbiamo dato fante terzi. Poi le cuori più o meno si assomigliano, ho messo il 10 al posto del 9, ma cambia poco, perché il gioco deve essere fatto nello stesso modo di prima. Però attenzione, è il finale che è diverso. Vedi, fiori e fiori taglio, proprio perché la natura del secondo seme rosso, cioè anche quello di quadri, mi ha detto la piccola. Tagliamo fiori, adesso molto con la picche, come vedo taglio l'altra fiori, perché adesso taglio con l'asso, anche questa volta vado molto con la donna di picche, sembra tutto come prima, solo che prima ho giocato fuori. Ora sarebbe un errore giocare fuori, perché se io vedo e passo anche il 10, invece il 10 al posto del 9, non lo può prendere, ma può giocare piccola quadri senza regalare nulla agli avversari.
perché l'avversario sono due quadri comunque presenti, perché manca Asmere. Quindi se io gioco fuori, piccola, 10, nord prende con il fante, gioca piccola quadri, sud prende con l'asso e rigioca fuori, il contratto viene battuto. Quindi il gigante, a differenza di prima, non deve giocare fuori, ma deve giocare quadri. Giocando quadri proprio non può assolutamente andare sotto in questa mano, perché i casi sono due. O sud vince o non vince. Questa basso, vedete che ci troviamo nella stessa situazione della mano precedente. Nord prende, e come vedete adesso, o gioca fuori e regala, se gioca fiori e taglio scarto e regala, oppure gioca quadri. In realtà non regala una presa a quadri, ma regala comunque una presa all'avversario, perché diventa buono il fante. Cioè se Nord adesso prende e gioca quadri, voi vedete che la difesa sud prende con l'asso. È vero che hanno fatto le due prese di quadri, ma non riesco più a fare le due prese di cuori, perché una cuori va a finire sul fante di quadri, una cuori del morto va a finire sul fante di quadri. Quindi, facendo questo finale, però giocando quadri e non cuori, la mano diventa sicura al 100%. Quindi, se sud mette il pezzo e poi gioca cuori, vedete che non cambia nulla. Diciamo, anche se i due pezzi di quadri fossero il sud, sud vince a quadri, gioca fuori, io sto basso, nord è in presa, non può fare altro che o rigiocare fuori e regala la presa, oppure rigioca quadri e comunque affranca la presa di una vicenda extra di ovest con il fante di quadri, su cui può scattare la quadri. Ma non c'è vedere, le mani si assomigliano però con un finale diverso, con un ordine diverso di gioco. Mano numero 5, vediamo questa. Dopo il nord apre un pick, est dichiara passo, sud dichiara due picche, ovest dichiara passo, e adesso qui vedete qui a secondo dello stile, cioè con le carte di nord ci sono alcuni che sono passati e va. E questa è una fa. Altri invece che hanno fatto un tentativo. Cioè, come si fa a fare un tentativo con le carte lì? Normalmente uno chiede l'appoggio a un seme alato, in questo caso tre quadri andrebbe bene, oppure uno dichiara due senza tu, che dopo un picche e due picche, questo due senza significa sei più vicino a 5-6 punti o più vicino a 8-9 punti. Perché questo è il concetto. Se il compagno c'è il massimo va a 4 picche. Cioè, la dichiarazione corretta dovrebbe essere due senza tu, est dichiara passo, e sud che praticamente si trova con 7 punti, però c'è un singolo, ecco, può anche decidere di dichiarare 4 picche. Comunque, questa mano non abbiamo chiamato la mancia, ma fra poco vedremo che alcuni si sarebbero comunque trovati in difficoltà. Vediamo un po' come va il gioco. Perché essere non è un bel attacco, ovviamente picche non può attaccare, certo se attacca potrebbe attaccare fiori senza regalare nulla, a quadri invece finisce che può regalare una presa, e molti hanno attaccato con il 7 di cuore. Vediamo un po' con l'attacco fuori come si gioca questa mano. Allora il dichiarante vede subito che il suo piano ha due fiori da pagare, a cuori a posto. Probabilmente pagherà una presa a picche. Quello che è certo è che deve tagliarsi le quadre a morto. Ora, se vuol tagliarsi tutte e tre le quadre a morto, cioè sfruttare le tre picche che ci sono a morto, ecco, e riesce a tagliare le tre quadre, può pagare due prese di fiori e una presa a re di picche. Ed è quello il piano. Soltanto che il problema è come si fa a tagliare le tre quadri? Perché adesso io posso fare quadri e quadri tagli, ma poi con che cosa vengo in mano? Non è che posso venire in mano con l'asso di picche, facendo la base di picche, perché se mi va male addirittura poi mi mancano le picche, mi rigiocano al secondo giro di picche e io non taglio più niente a quadri. No, questa mano qui, guarda, si prende con l'asso di quadri. Tra poco capiremo perché. Perché quel re di è una carta importante che serve proprio come ingresso in mano
per poter tagliare le quarte. E adesso comincia qua e qua dentro. Adesso mi gioco qua e lo taglio. E fino a qui sembra abbastanza normale. Però vedete quanto è stato importante conservare il re di cuori in mano. Quindi non mettere il fante di cuori alla piccola all'inizio, perché adesso vedete il re di cuori in ingresso. Pazza, bene. E facciamo in tempo a tagliarci da qua. Non è finita la faccia. Perché io le voglio tagliare tre quadri, ancora devo venire in mano. Con che cosa posso venire in mano? Certamente non a fiori, perché prendono gli avversari e mi battono la tua. Con cosa? E qui, certo, la strada migliore è questa qui, si gioca a cuori, ma attenzione, a non commettere errore, non si taglia con l'8, con l'9, con 10, perché potrei prendere il suo taglio e magari mi batte a tua. E quindi non riesco più a tagliare a quadri. Fuori qui, si taglia con l'asso dentro. Quando ho tagliato con l'asso dentro, adesso mi taglio ancora la quadra. E vedete che questo punto qui, il contratto, è una botte di ferro. Se mi sottaglio, sottaglio con il loro re vincente. Vedete che a questo punto pagherò le due fiori, pagherò i re di pinche, ma ho fatto le 10 prese. Mano numero 6. Quindi vedete l'ordine con cui bisogna portare avanti il piano di gioco. Allora. Mano numero 6, vediamo. Anche qui. Estra con cuori. Sud dichiara passo. Ovest dichiara un picche. Nord dichiara passo e adesso con le carte di est c'è chi ha dichiarato tre quadri, chi ha dichiarato tre cuori, chi ha fatto la gazzinghi. Diciamo che la maggior parte ha dichiarato tre cuori, se non altro perché nel cuore è sesto ed è quasi, quasi pieno, no? Sud ha dichiarato passo e adesso se ovest ha il coraggio, è quello che dovrebbe avere di dare il quarto cuori. E questo è il portato finale. Attenzione, anche qui molti hanno chiamato la marcia ma non l'hanno mantenuta. Allora, l'attacco è fante di quadri, è normale. Dunque, allora, il re di picche potrebbe servire oppure non servire affatto, tutto dipende da dove è l'asse. La questione è questa, di questa mano qui. Se noi contiamo le prese, quelle vere, efficaci, che possiamo fare comunque, noi possiamo farne 5 a cuori di sicuro, ne abbiamo 6 in mano, ma ci manca il re, non è sicuro. Quindi 5 prese di cuori, 3 prese di quadri e arriviamo a 8, 3 prese di fiori e siamo arrivati a 9. Per fare la decima presa basta tagliarsi nel quadro a morto. Ed è questo il piano. Tra l'altro abbiamo anche 7-6 di cuori, quindi che anche se dovessimo prendere sul taglio, ci sottagliano solo con il re, che abbiamo già messo in preventivo eventualmente di perdere. Quindi questa mano si prende il re di quadri. E si gioca sul suo quadro. Qual è il quadro? Vediamo lo basso. E adesso si gioca qua e la si taglia. Ma attenzione! Fatta questa operazione, non è ancora finita. Nord rifiuta e scarta. Non posso tagliare 6. Adesso bisogna fare un'altra cosa. Se adesso noi giochiamo, facciamo la pasta di cuori o facciamo l'asso di cuori e cuori, sud, senza di cuori, se sud prende e mi gioca quadri, il suo compagno può tagliare e mi taglia già la dama di cuori vincente. E qui corre il rischio di perdere poi il re di cuori, l'asso di picche, una fiori. E anche il taglio a quadri. Come si fa a evitare di beccarsi il taglio a quadri se per caso il re di cuori è storto? La risposta è anche qui. Come? Guardate, avendo molto il 7 di cuori, più alto del 7 sono solo il re. Questa mano qui, adesso vengo in mano con l'asso di fiori.
occorre evitare di perdere il rischio lì. Adesso si gioca la donna di quale. So che c'è, ma me la taglio lo stesso. Se mi sottaglio, sottaglio come me, altrimenti nessuno mi impedisce di portarmi a casa le 10 paesi. Adesso pagherò una pink, una fiore e una torre, e nulla di più. A volte bisogna tagliarsi anche le vincenti per assicurarsi il contatto. Mano numero 7. Sud, questa è la Polopoli, ovest di Chiarapasso, nord di Chiarapicche, questa assomiglia un po' alla mano, cioè, Presidente, per la dichiarazione, vedete, adesso anche sud, la sesta di cuore quasi piena, cioè la sesta di cuore è piena, almeno 14, non è, se qualcuno dichiara tre cuori, non è neanche tanto da, diciamo, da rimproverare, ecco, per quelli che hanno dichiarato, se fanno tre cuori limitati, altrimenti se uno fa la Gazzelli, fa la Gazzelli, oppure giocando naturale uno dichiara tre cuori, certo che se due cuori, un cuore, un piccolo tre cuori, Nord sa che sono pari alla sesta di cuore. Non c'è una ragione diversa perché non sia sesto. Perché? Perché non può avere una... Se avesse la quarta di fiori, o di quale la dichiarerebbe. E non ci sarebbe una ragione particolare per non dichiarare la quarta di fiori o di quale. Ovviamente non può avere la quarta di fiori. Se avesse la 5-3-3-2, molto probabilmente dichiarerebbe un senza. Quindi un cuore in picche due cuore deve essere sesto. E detto questo, adesso è normale, con le carte di nord, dichiarare tre cuori, che dovrebbe essere il contratto corretto. E allora, infatti, diciamo che quello che dichiara. Questo attacco, normale, attacco con re di fiori, dove ha la sequenza. Allora, il dichiarante conta 6 prese di cuori. 6 cuori, una fiori 7, una quadri 8, e qui dove si fanno le prese? Adesso certo può fare la presa a picche, arriva a 8, a quadri potrebbe arrivare addirittura a 9, ma contiamo un po' le prese, le perdenti di questa mano. Dopo l'attacco a fiori noi abbiamo 2 a fiori, una a picche, una a quadri, e queste sono le perdenti. Sembra che qui bisogna giocare, o bisogna sperare che vada bene la pass di quadri. Quella è una strada. Certo, se va bene la pass di quadri, lo possiamo anche ripetere. Ma se ci va male, questa mano qui, adesso, fiori, che si prende o meno, diciamo, c'è chi ha lisciato, chi ha preso il primo giro, c'è chi ha lisciato, adesso vi faccio vedere, non cambia molto. Speriamo che uno lisci il primo giro di fiori. Ovviamente il secondo giro non. Se devono si continuano, diciamo che prendo il secondo giro. Ecco, prima di muovere le carte, attenzione, è giusto fin da adesso fare il piano di gioco. Abbiamo preso, benissimo, abbiamo ancora una fiori perdente. Certo che se ci va bene la base di guardia, ma bisogna, se non vogliamo fare la base di guardia, dobbiamo farlo adesso. Perché poi dobbiamo venire in mano, e ci possiamo venire in mano con le cuori, per ripetere la base di quadri, ma se ci va male, noi sappiamo già che siamo là di sotto, perché paghiamo la base di quadri, paghiamo la fiore e poi pagheremo anche la sul picche. Un momento, ma perché devo cominciare con le quadri? Se cominciassi con le picche, anche qui devo farlo subito, se decido per le picche. Perché? Perché se mi vanno male a picche, gioco piccola, picche, re, e dovesse andarmi male, quello prende. Si incassa anche la fiori, ma io ho ancora a disposizione la base di quadri. Quindi è giusto cominciare dalle picche e bisogna farlo subito. Perché bisogna farlo subito? Perché se la picche fa presa, perché a ovest è il lasso e non lo passa, io dovrei essere tentato adesso di rifarlo dalle picche. Quindi ora è venuto il momento di battere le cuori. Si potrebbe fare un giro di cuori prima, per capirsi, ma l'importante era mantenerne ancora una,
per poter rifare di nuovo questi picchi. Quindi adesso gioco ancora a cuore, batto il terzo giro di cuore, diciamo che qui scartano quattro, posso anche scartare quattro. Tolto questa, adesso devo giocare picche. Perché? Perché se, ripeto, se mi dovesse, se passo la donna, anche se esta mi ha lisciato, c'ha l'asso di picche, adesso vince, o incastrare la fiori, ho ancora a disposizione la parte quale. Se l'asso di picche viene da quest'altra parte, adesso fatto presa picche, vedete, può incastrare la fiori, ma adesso non fanno più prese, non ho più bisogno della parte, perché ero la picche vincente. Adesso se questo qui mi dovesse giocare quadre, ovviamente passo l'asso, perché la quadra perdendo va a finire sui picchi. Comunque, vedete, questa mano è proprio perfettamente nel team, da dove si comincia e perché. E questa mano qui aveva a disposizione la base di quadri, l'espas di picche, e ho dovuto cominciare da lì, mantenendo sempre il passaggio in mano con la tu, quindi non potevo battere la tu prima. Mano numero 8. Ho dunque la veste a presenza. Nord dichiara passo, est dichiara due cuori, traste per le picche, sud dichiara passo, ovest obbedisce e dichiara due picche, nord passo, est che ha 10 punti, è normale che con molti, ho visto a molti dichiarare tre senza, sì, c'è chi ha dichiarato tre quadri, sì, che è comunque forzante, e chi ha dichiarato tre senza. L'importante adesso vediamo quelli che hanno dichiarato tre senza, che sta a significare una decina di punti, una quinta di picche, arrangiati. Se vuoi giocare tre senza, bene, se vuoi giocare quattro picche, mi va bene lo stesso. Sud dichiara passo, e questo ovest naturalmente, avendo una mano più bilanciata, cioè una quinta di fiori, eccetera, non è sicuro, soprattutto perché avendo due cartine di quadri, di avere la retta a quadri, è normale che dichiari quattro picchi, dove il suo compagno ha la quinta. E quattro picchi è contatto. E vediamo, non attacco di nuovo e attacco alla sequenza a cuori. Questa è la mano che ha fatto molte vittime. Perché? Perché non veniva rispettato l'ordine di gioco. Allora, vediamolo qual è. Questo ordine, perché il dichiarante, ammesso che le picche siano divise, può fare 5 prese di picche, 2 di cuori, e poi ha bisogno di fare le prese tra fiori e quadri, deve fare 3 prese. Ora, ci sono quelli che hanno giocato su. E hanno giocato su, non hanno battuto le altre, giustamente, hanno giocato quadri. Poi vedremo chi parte da tu si troverà poi. Quando che cosa succede? Che avere il morto viene superato da passo, che naturalmente funziona a cuori, visto che il suo compagno è attaccato a fare di cuori, e non vuole adesso giocare tu. Ecco, adesso gli chiamano per prendere, lo passo. Però fra poco si renderà conto che c'ha ancora, certo non paga più quali, ma adesso deve fare 10 prese. Adesso ha perso una quadri e fra poco perderà anche una presa di cuori. Adesso che si gioca? Adesso sono quelli che hanno giocato quadri. Che è morto. Vedete che non hanno ancora battuto la tua. Certo, potrebbe giocare fiori adesso. Vediamo. Quelli che hanno giocato fiori, sperando che l'asso sia in sud. In realtà, è di fiori, loro prende con l'asso. Adesso si incassa la cuore. Capite come la cosa si è complicata molto per il dichiarante? Perché il dichiarante ha già perso 3 prese. Adesso
Certo che potrebbe ancora fare il contratto, se gli avversari giocano qua in Italia, ma mettiamo che giochino qua. Già gli ha dato di lusso perché poteva anche giocare con l'Italia scatto e magari perché manca Fante 10-9, il Sud poteva avere 9 secondi o 10 secondi di picche, c'era, si correva il rischio della promozione. Ma voi dite che in questa nuova qui c'è ancora un problema, no? Perché se il problema bisogna farle a tutti e poi bisogna anche incassare la donna ai fiori e bisogna fare un altro taglio, eh? O affrancare le fiori oppure fare il taglio della quadra del mondo. Quindi in questo modo qui è normale, adesso vediamo, mette il nuovo restante, vediamo. Poi può giocare la dama dei fiori. Qui si scattano le quadre. Adesso riesce ancora a farle giocando picche, molto tagliandosi le quadre perché ci sei Carlo? Non ha preso il suo taglio a quadri, va bene, adesso non prende nemmeno il suo taglio a fiori ed è un'altra cosa forte. E adesso alla fine riesce a mantenere il contatto sempre un po' con quel brivido. Sì, Sud poteva, sì, se Sud liscia la prima quadri è chiaro che Nord, fatta la presa, giocherà molto probabilmente fiori verso l'ama, quindi della mano. Perché questa mano, in realtà, il piano corretto del gigante era un altro, ve lo faccio vedere, guardate, che semplificava di molto, lunga tutta quanta la mano. Allora, il contatto di O è 4 picche. Anche qui, bisogna rispettare l'ordine. Allora, l'ordine è questo. Io, la prima idea è quella di riuscire a scartare la perdita di voi sulla fiori. Ma per fare questa cosa qui bisogna anticipare fiori. Ora, qui è sbagliato andare a molta picche perché poi gli avversari quando prendono mi rigiocano ancora picche e sono dei massicci. Ma questa mano qui bisogna giocare subito fiori di mano. Non ha importanza chi ne due prenda. Allora, prende con assi. Se prende l'ordine sud, il fatto sta che io sono liberato la donna di fiori. Adesso se questi mi giocano qua fuori, guardate un po' cosa io adesso vengo là, e ho la possibilità di scattare la perdente di fuori sulla fiore vincente. Ora diventa tutto in più in discesa. Adesso posso anche giocare quadri, adesso potrò anche pagare due prese di quadri. Il fatto è che non pago più la presa di fuori. Adesso giocherò quadri, adesso come sono le carte, addirittura potrei farne 5. Però la questione è proprio questa, che ho dovuto anticipare i fiori per poter scartare la perdente dei cuori sulla fiore vincente. Quindi l'ordine, anche qui, era importante. Mano numero 9. Dunque, vediamo questo. Lord ha un picche. Est dichiara passo. Ecco, il sud c'è chi gioca tre picche invitanti, chi fa la berga dichiarerà tre fiori. Diciamo che giocando naturale uno si dichiara tre picche invitanti, non due, ma tre. Vedete che sono 10 punti con l'appoggio quarto e dall'altra parte può andare a quattro picche. Chi gioca a tre picche barrage ovviamente userà molto probabilmente la baghe o altri sistemi, diciamo. No? Allora, contate quattro picche. Allora, attenzione a questa mano qui, perché quelli che hanno sfortunatamente con il re di quadri, l'attacco re di quadri facilita moltissimo il compito del dichiarante. Ma supponiamo che ci sia un attacco più cattivo, che 10 di voi vedete che qui, cioè, chi ha attaccato con re di quadri ha facilitato, perché il gigante può tranquillamente
Si è già, poi tra l'altro quelle qua divise per 3 deve giocarla bene per fare addirittura 5. L'attacco fuori invece è un attacco un po' insidioso, perché vedete in questa roba qui uno può decidere cominciare a fare, se uno comincia a fare la fase di fuori che va male, ovest prende e rinvia a quadri, e vedete che re dama di quadri sono in est. Il, con le picche poi divide 3-1 il contratto può andare chiaramente, cioè si possono pagare una buoi, una picche e due quadri. Il modo corretto di giocare la mano, ve lo faccio vedere, è questo: si prende quell'asso di cuore, bisogna sfruttare bene tutte le carte, vedete asso di dama di fiori, adesso giochiamo pure asso di picche. Noi abbiamo spogliato completamente il morto, però vediamo, re di picche, ecco, le picche non sono divise, abbiamo una perdente di picche, però noi adesso giochiamo lo fiore, giochiamo che di fiore. E allora un piccolo danno di fiori. Naturalmente, la danno di fiori non scattiamo la carta quadri che inutile, ma ci scattiamo la buoi. Sì, sembra una cosa strana questa qui. Sembra aver sfruttato male, ma in realtà adesso gioco il cuore. Tocca gli avversari. Adesso, certo, adesso pagherò i reti cuori. Pagherò anche la presa da me. Pagherò anche una presa quadri, ma non ne pago due. Adesso tocca a questo. Se l'avesse preso est sarebbe stato ancora più semplice. Ma vedete, anche avendo preso ovest, che cosa può fare? Può incassare la donna di picche, certo, e poi deve per forza giocare o padre o taglio scarto. Ma voi vedete che alla fine est praticamente è arrivato al finale in cui deve regalare il ritorno. Adesso mettiamo che questo qui, dopo aver fatto la presa con i giochi quadri, naturalmente dichiara questo abbasso. Est dice, la donna, adesso che cosa può fare? Non può fare altro che regalare o ritorna al quadro o rigioca in taglio scarto. Se Ovest prima del ritorno al quadro incassa la donna di picche non cambia nulla, poi alla fine deve giocare al quadro, ma vedete che il dichiarante in questo modo è arrivato al finale in cui, certo, ha pagato la presa di picche, una presa di cuori, ma ne paga soltanto una presa di quadro. Sempre un gioco di eliminazione. Mano numero 10. Dunque, vediamo. Questa è una mano un po' curiosa, perché est ha buon senso. Sud, chiara, ovviamente, passo. E a volte si trova in mano con 20 punti. E suo compagno ha fatto un senso. Quindi Ovest sa già, qui il livello di gioco della sua linea è 6 o 7. Ma cosa? 6 o 7 cosa? 6, diciamo, bisogna essere pessimisti, perché si sa che ci sono 36 punti sulla linea, forse di più. Adesso se uno entra con due fiori gli arriva due picche e si sa anche che c'è il fit. Quanto a picche, vediamo che Ovest dichiari due fiori. Dopo la passo, Est dichiara due picche, tutti la passo, e adesso sa che ci sono 36 punti sulla linea, che c'è scritto quanto a picche, deve decidere, si gioca 6 o si gioca 7. Poi, in un modo o nell'altro, adesso vedremo, perché questa mano qui, come si giocano? Supponiamo che si arrivi a 7 picche, che dovrebbe essere il contratto di chiunque. Poi in realtà si fa anche 7 senza, perché c'è una situazione finale da squizza. Però supponiamo che 7 picche e il contratto di chiunque. Vediamo. E sotto attacca Paoli. Come si gioca questa mano? Allora, contiamo le prese. 4 prese a picche, 3 prese a cuori,
3 prese a quadri e 2 fiori sono 12 prese. 12 fiori sono solo assi e re, assi e re, danno, cioè, vabbè. Quattro cose picche, asso di dama di fuori, asso di dama di quadri, asso dei fiori, e ne manca una cappella per fare 7. Si può, da dove vengono fuori, tagliandosi una catena di quadri al morto, oppure tagliando una catena di cuori in mano. E facendo anche semplicemente un solo taglio, ecco che si arriva a fare 13 prese. Ma quale si fa il taglio? Facciamo il taglio a cuori o a quadri? Beh, qui tutto dipende. È chiaro che se noi battiamo le troviamo divise tra i due, possiamo poi decidere di tagliare o a quadri o a cuori indifferente, 13 prese non ce ne porta via nessuno. Ma se per caso le picche dovessero essere 4 o 1, ecco, qui è il punto. La domanda che dovete porvi è questa: e se le picche sono 4-1, cosa faccio? Mi taglio la quadri o mi taglio la cuori? E allora la risposta è: bisogna, se la quarta di picche ce l'ha nord, è meglio tagliarsi una cuori, perché facciamo cuori, se per caso nord dovesse tagliare, lo possiamo solo tagliare, sapendo che a sud dopo aver battuto due giri a tutti. Se noi sappiamo che la quarta di picche ce l'ha nord, sappiamo che a sud non ci posso tagliare perché non ha più a tutti. E allora, se la quarta di picche è nord, tagliamo la cuori. Se la quarta di picche è in sud, ci dobbiamo tagliare la quadri. Sia in un caso che nell'altro, tra poco vi accorgerete che è fondamentale un ingresso in mano. La mano ovviamente è est, e quindi la prima cosa bisogna farla con le dizioni. Tutto questo lavoro per poter prendere, perché bisogna decidere fin dall'inizio di prendere quelle di fiori. Bene, adesso facciamoci pure due giri. Quindi battiamo l'asso, poi se tutti rispondono battiamo il primo e il terzo giro. Ma se poi vedremo se le picche sono invece 4. Ecco, adesso abbiamo scoperto che le picche sono 4. E come avevamo programmato prima, visto che è sud che c'è la quarta di picche, la cosa migliore è quella di tagliare sulla quadri. Perché? Perché se io taglio, se trovo sud che ha oltre la quarta di picche, c'è il doppio di cuori, faccio cuori, cuori e cuori, mi becco un sud taglio. Mentre invece, se dovesse avere il doppio di quadri, faccio quadri e quadri, poi vengo in mano, mi taglio la quadri, non mi posso prendere da nord, non posso prendere su tale perché picche non ne ha. Quindi, però, se sud taglia, posso sottagliarle. Infatti, a questo punto, visto che è sud che ha la quarta di picche, devi incassare le tue quadri. Perché il piano prevede di tagliare la terza picca. Quindi, di qua, di qua. Vengo in mano con i redditori. E adesso provo una piccola quadra. Vedete che se sul taglia, sul taglio. Se sul taglia, io sul taglio. Se sul scarta, vediamo che scarti una cuori. No. Beh, quindi taglio con i 6. Non serve più tagliare sul taglio, perché non posso tagliare. Adesso in caso è picche. Adesso devo dire in mano. Per battere la zona di picche. Ecco il motivo per cui ho dovuto prendere con i 13 fiori al morto la prima pera, perché adesso non ho venire in mano un asso di fiori per battere proprio la zona di picche. Adesso batto la zona di picche e poi reclamo le prese di manetta. Perché ovviamente qui ci scappano i fiori. Diciamo che poi qui sul valore di quadri ci butto via anche la presenza di e poi faccio le ultime due cose. Se la quarta di picche l'avesse nord, avrei fatto tutto lo stesso identico gioco, però naturalmente affrancando, cioè tagliando la cuori e non, e sempre sarebbe diventato importante l'ingresso di asso di fiori in mano per poter battere la cuori. Mano numero 11.
Allora, questo, beh, c'è che su due di chiara passo, c'è le carte di Ovest, chi ha detto passo e chi è passato, c'è un 11 con la quinta di picche, vanno bene tutte e due le cose, anche per quelli che dichiarano passo, io ho tutta la solidarietà, non di chiara passo, apro di un cuore, vedete che anche se est dovesse passare, su di chiara passo, se Ovest dovesse passare di mano, chiara un picche, gli arriva l'appoggio a picche da parte del compagno e quindi adesso ovviamente decide di giocare la match. Se Ovest apre un picche si arriva a 4 con meno, nello stesso modo insomma, la figura di un picche può dichiarare direttamente la match oppure fare un forzante. Vediamo un po' l'attacco, non attacca Sant'Egidio. Questa è la mano, attenzione, dov'è? Perché il tema della mano è l'ordine? Perché normalmente noi abbiamo un po' il vizio, cioè fare il nostro piano di gioco, non sempre lo riusciamo a farlo e a farlo appieno. Adesso c'è qualcuno che immagina, adesso tiro l'asso di fiori, poi tiro l'asso di picche, e poi gioco l'asso e dama di pari scartando la fiori e poi faccio l'esma dei cuori. Cioè ha fatto un piano così grossolano, però alla fine un piano che non funziona se le picche sono 3-1 e soprattutto se l'asso dei cuori è storto. Invece questo, il piano bisogna farlo in modo serio. Adesso qui si prende con l'asso dei fiori, certo, e abbiamo la possibilità di scartare la fiori del morto, una fiori del morto sulla quale è vincente. Ora, quelli che giocano subito asso di picche, io ve lo faccio vedere adesso, mettiamo su che giocano asso di picche, ne fanno 3-1 e poi alla fine, poi si trova una situazione che non riesco a fare in 10 punti. Perché adesso che fanno? Adesso giocano le quadri, ovviamente, e vediamo se funziona il gioco. Quadri, sui quadri. Poi viene ancora quadri. Ripeto, questo è un piano di gioco abbastanza non completo. Perché adesso si scatta la fine. E adesso come si fa? Noi abbiamo adesso, ovviamente, abbiamo una quadra e una fiori da tagliare. E abbiamo la perdente a picche. Certo, adesso che si fa? Si taglia. Mettiamo che si taglia la quadra o la fiori. Qua non scartare, non è obbligato a tagliare, io taglio. E adesso non vedete che adesso gioco fuori sperando che tu ne abbia l'asso, e vedete non ce l'ha, Nord vince con l'asso, batte da tu e alla fine il contratto ecco è perduto. Perché chiaramente pagherà ancora la fiori e poi paga anche la fiori. Vedete quello che è successo facendo un piano di gioco, diciamo così, approssimativo. E invece bisogna prevedere questa roba qui. E allora la rimettiamo alla mano. Carica e vediamo. Allora, il contratto è 4 picche. Chiaro passo, costo a 4 picche. L'attacco è fatto di fiori e adesso vi faccio vedere come va giocata in modo corretto, perché noi dobbiamo riuscire a tagliare la quadri e anche la fiori a morto. E allora tagliamo solo l'asso di picche, non tutto. Certo, se le picche poi sono due, due ce ne occuperemo fra più tardi. Noi adesso sappiamo che in giro ci sono due picche, adesso via, mandiamo avanti il nostro piano, però abbiamo incassato soltanto una presa di picche, perché se voi vedete c'è cos'è di quanto è importante quell'ingresso viene di picche in mano. Allora, quadri, si vince con la donna, e adesso re di quadri, e si scatta la fiori.
Bene, adesso abbiamo ancora una fiore per farla tagliare. Adesso prima di tutto ci tagliamo la fiore, dove gli avversari sono tanti e quindi noi non togliamo su questo rischio. Bene, ora che abbiamo fatto questo, adesso è venuto il momento di battere anche per i dipinti. Se sono divise 2-2 ne faremo 5 probabilmente. E tu, se l'asso di cuore è messo bene ne faremo addirittura 6. Adesso qua. Vediamo, le picche sono 3, ma io intanto faccio le picche. Adesso mi posso tagliare la quadra. Ora se non ha alcun interesse a tagliarla, altrimenti regalo una presa. Ora, no, scarto. Noi tagliamo la quadra. E adesso giriamo qua. Se l'asso è messo bene, ne faremo 5. Se è messo male, l'asso di cuori, pagheremo 2 cuori e una picche e nulla di più. Ma il nostro contratto l'abbiamo contato a casa. La piccola passata, dopo vince con l'asso, probabilmente adesso può incassare ancora una roba di picchi, ma è dichiarato che fa ancora 2 prese e quindi mantiene il contratto. 9, 12, ultima del torneo. Questa è la mano più difficile di tutta, l'ho messa alla fine. Ma questa è veramente complicata. Allora, ovest apro fuori. Nord dichiara 2 fiori, è normale, alla sesta di fiori, apertura. Est dichiara passo. Sud dichiara, che si dichiara con le carte di sud? Beh, la dichiarazione 2 picchi dovrebbe essere una dichiarazione semiforzante. Ovest. Certo che ovest della 5-5 è bella, è normale che dichiara anche 3 quadri. 2 picchi 2 e quinto. Ora, il nord dovrebbe dare l'appoggio picchiando le fante terze e compagni, quindi è normale che dichiari 3 picchi. Est dichiara e sud, così come è normale che sud vada a 4 picchi. Bene, adesso vediamo quanto è complicata questa mano qui. Attacco le riguardi. Adesso, il dichiarante vede che ha la possibilità di una quadri per me e può pagare 2 cuori. Ma paga solo una quadri e 2 cuori? Certo che può anche affrancare le fiori. Questa mano qui. Però se la si prende con, diciamo, con leggerezza, vedete che non è una mano facile. Ma vedendo tutte le carte, con le picche 4-1, vedete che c'è, sapendo che poi l'asso di cuore è messo male, ricordiamo che ora sta aperto. Come si può giocare sta mano? Vedete che con le picche 3-2, forse probabilmente la cosa è più semplice, ma sono picche 4-1 che spendono. E c'è un modo per poterlo fare, naturalmente non possiamo battere. Allora, vediamo, potremmo lisciare la prima quadra. E vabbè, questa è una cosa che si può fare. Diciamo che questo qui tocca. Si potrebbe anche prendere, abbiamo guardato, è molto importante. Il problema è adesso, che si fa adesso? Si può battere a picche, però attenzione, se io batto 2 giri di picche, se io batto 2 giri di picche, le dopo 4 sono veramente nei pasticci, ma nei grossi pasticci. Perché anche se poi trovo le fiori di vice, faccio fiori, 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 la tagli, la franco le fiori, e se quello che c'ha la quarta di picche mi impedisce di incassarne anche una sola, cioè vi faccio vedere, mettiamo che io giochi in picche l'altra volta, adesso se avessero tutti risposto allora la cosa poteva essere già di lungo respiro, potevo fare fiori, 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 taglio, trovavo le divise, poi andavo al morto con il fante di picche e mi incassavo le fiori. Avrei pagato alla fine le 2 prese di quadri e tutto là. Ma con le picche 4-1, vedete adesso che faccio? Adesso posso fare fiori, fiori, fiori taglio. Poi, vediamo che giochi fiori.
Vedi se vuoi. Poi gioco, questo qui risponde. E manca la soluzione. E ha detto con la fiori. Certo, sì, posso tagliare, ma perché hanno fatto tanti? Per questa, che succede adesso? Ma è morto con i santi di picchia, vabbè. Ma è morto con i santi di picchia, invece lì mettiamo anche scarti di uguali, ma ho detto che adesso cosa faccio? Casso la fiori, prova a incassare la fiori. Questo non è inventato, c'è ancora una picchia da e voi vedete che adesso il dichiarante fa poco potrà sottolineare ma paga tutte le quattro cuori finali, le quattro carte finali le pagano, se gli avversari non si sono addormentati alla fine si incassano tutte le quattro vele e si finisce per andare sotto di due. Potrei scartare, ma anche qui Esther può rinviare tranquillamente quadri o cuori, si fa fatica a non andare sotto in questa mano. Eppure bisognava ragionarci un po' sopra, soprattutto con la dichiarazione che è probabile che, che Ovest abbia una 5-5. Se Ovest ha una 5-5, ma anche a prescindere da me, vi faccio vedere come va giocata correttamente questa mano. Allora, Ovest apre e dichiara le cuori e le quadri. Adesso passo, 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 facciamo giocare 4 picchi assunti. Attacco le quadri. Allora possiamo prendere lo risciare, è irrilevante, forse è più conveniente risciare per evitare che Est possa entrare eventualmente in presa con un possibile 10 o tante di quadri o addirittura 9. Quindi possiamo risciare. Mettiamo che questo qui torni ancora a quadri. Bene, fatto questo. Adesso si fa un solo giro di picchi, ma non un solo. Perché? Perché fra poco vorremmo fare. Adesso giochiamo le fiori. Se le fiori sono divise, vedete che io farò qualcosa quasi contro natura, ma in realtà è la cosa più logica da fare. Guardate, faccio fiori, fiori, e adesso sono contro la fiori. Qui mette la donna, sempre, non è tagliare di dama, basta tagliare anche con il 4, perché i casi sono due, o viene sul tagliato, o non viene sul tagliato. Allora, supponiamo che Ovest mi sul taglio, che taglio con la supponiamo che Ovest mi sul taglio, ma se Ovest mi sul taglia, vuol dire che le picche sono 3, 2, sono rimaste in giro soltanto 2 picche. Se Ovest mi sul taglia, in giro, in circolazione, restano solo 2 picchi e io ho tutte le fiori buone. Ora Ovest che mi giochi quadri, che mi giochi cuori, che mi giochi picche, in ogni caso io riuscirò a battere le 2 picche del morto, far cadere le picche, le 2 picche che hanno ancora gli avversari e incassarmi le 3 fiori. Quindi questa è la strada. Diciamo, se mi sul taglia, ho vinto. Qualsiasi cosa mi ricordi poi, io batterò re, fante di picche, cascano tutte le rimanenti che hanno gli avversari e mi incassano le 3 fiori. Se questo invece non mi sottaglia, perché non ne ha più, vedete, adesso vado al morto con la picche, un fante o un colpo, e adesso comincio la pappardella delle fiori fino a mattina. Adesso gioco le fiori. Con questo mi io risultaglio e poi rigioco, rivado al morto con un picco. Altrimenti io continuo a scartare. Se Esther scarta, io scarto. 9 di fiori, scarto ancora. Se questo qui mi taglia, io ovviamente sul taglio. Vado al morto con i picchi, facendo saltare l'ultimo punto non gli avversari. E mi incasso le 2 fiori. E io ho fatto 10 prese però. Perché sono arrivato a 8 e ancora 2 più vincenti e sono arrivato a 10. Quindi vedete che rispettando l'ordine e ragionandoci sopra sulle possibilità che avevano gli avversari, il contratto è molto differente. Bene,
A tutti, ciao a tutti, alla prossima. Grazie, grazie. Grazie Carlo, ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao.